Ciao amici e bentornati alle recensioni by De Paolino 1. Oggi sotto la nostra lente l'attesissimo top di gamma di casa LG, l'LG P990 Optimus Dual. In Italia Optimus Dual, in altri paesi Optimus 2X, eccetera, eccetera, ha preso vari nomi in base alle nazioni dove è stato venduto. Pochissimi pezzi da ieri disponibili, infatti ho fatto un po' di fatica a trovarlo perché ne sono andati veramente col contagocce. Nelle prossime settimane, dalla prossima, soprattutto dalla prima di aprile, sarà sicuramente reperibile meglio. Se ne è parlato molto di questo smartphone, primo dual core sul mercato al Mobile Congress di Barcellona. Prometteva appunto di essere uno dei tre terminali più belli del 2011 in combattimento, diciamo in lotta con il Samsung Galaxy 2 e l'iPhone 5 che verrà. L'ho utilizzato un giorno intero e abbiamo la video recensione, ne avevamo parlato in quella mia anteprima che avevo messo solo a video un pochino. Vediamo un attimino come si ha mantenuto veramente queste altissime promesse questo smartphone. La confezione è molto carina, classica, adesso le fanno piccole. Questo è il copri, diciamo, confezione con il disegno del telefono. Al suo interno si trova il classico caricabatterie in micro USB con il cavo, un USB, quindi possiamo anche togliere poi il cavo e usare solo il cavo dati per il PC o il caricatore. Vedete, trasparente la scatoletta d'ingresso con il marchio LG, il telefono si trova qua dentro, all'ingresso. Questo è un dark, c'è anche la possibilità di averlo marrone. Solo nella scocca, diciamo, dietro c'è la possibilità di averlo anche marrone, questo è il nero. Analizziamo un attimino la confezione ancora cosa ci dota, perché si parlava molto del fatto del cavo a micro HDMI è compreso, non è compreso, è compreso nella confezione, nella versione italiana, eccolo qua. Quindi bella mossa di LG, un bel cavo HDMI compreso per poterlo connettere al televisore e vedere i video in Full HD. Cuffie in ear e poi qua dentro il manuale di istruzioni classico. Quindi dotazione di prima fascia, abbiamo anche il cavo HDMI compreso, le nostre cuffie, il nostro caricabatterie, quindi già partiamo col piede giusto. La confezione è carina, discreta, si presenta bene. Eccoci qua, lo prendiamo in mano e lo andiamo ad analizzare subito. Allora, la prima cosa che mi è piaciuta molto di questo telefono è la differenza tra vederlo nel video e vederlo dal vivo. A volte noi invece siamo molto attratti da un telefono magari che via video, via anteprima ci piace, poi dal vivo ci delude un pochino di più magari l'estetica, magari il form factor. Invece mi è piaciuto molto di più dal vivo che vederlo nei vari video e nelle varie preview che ci sono state in giro per la rete. Veramente un bellissimo form factor, veramente molto leggero e molto compatto. Mi ha veramente piaciuto subito averlo in mano rispetto a quello che ha video. Le sue caratteristiche tecniche. Allora, questo è il modello black, come vi avevo detto, c'è anche la possibilità di avere il marrone. Dietro è un gommato con un satinato, molto bello, la scritta Google marchiata, quindi non ci sarà la possibilità che si cancelli. Un gommato che si prende molto bene in mano, vedete. Il davanti tutto nero, qui abbiamo sensore di prossimità, sensore di luminosità e la cam frontale per fare le videocamate da 1,3 megapixel. 480x800 lo schermo capacitivo, TFT, tecnologia IPS, quindi non è un Super AMOLED, ma la tecnologia che già usava la Apple sull'iPhone e sull'iPad. Quindi abbiamo comunque uno schermo con tecnologia IPS veramente stupendo. E questo 16 milioni di colore, touch ovviamente capacitivo di altissima qualità. Qui ci sono 4 soft touch, menu indietro, apertura diciamo dell'home, le opzioni e la ricerca. Questa cornice che vedete qua, arrotondata, molto bella, ma in plastica, ma molto molto robusta, materiali senza scricchiolii, sensazione di robustezza del telefono assolutamente garantita, e questa cornice, pur non essendo in alluminio, fa una bellissima figura. Nella parte sotto abbiamo l'entrata della micro USB per ricaricare. Altoparlante, non sono stereo, uno è l'altoparlante per il viva voce, lo vedete che qua esce, e uno è l'altoparlante per la nostra voce, il microfono voce. Qua sopra abbiamo l'entrata della HDMI micro, 3,5 jack standard per le cuffie, accensione e spegnimento, pulito il lato sinistro, volume più o meno. Questo mi è piaciuto molto, il fatto che i tasti sono separati e non un unico, diciamo, tasto, che a volte si fa fatica magari a premere il sopra e il sotto perché è lungo, mentre essendo separati più o meno molto chiaro alzare il volume. Cam dietro,
8 megapixel con doppio flash LED, veramente performante, lo si può usare anche come torcia, ma fa veramente una luce molto molto forte. La cam è da 8 megapixel, gira video in Full HD a 1080p in alta definizione e sono riproducibili sulla televisione. Ovviamente, dopo vi spiegherò il tutto. Io partirei con l'accendere il telefono mentre vi parlo della batteria, 1500 mAh. Si parlava di una durata molto elevata in quanto i dual core consumano meno. Io da ieri che lo sto usando sono a metà batteria, non posso ancora darvi un tracciato definitivo, ma sicuramente ho capito dove andiamo con le ore di durata. Secondo me la batteria riesce a coprire la giornata con un uso non intensissimo, 7-8 ore con un uso intenso. Cosa vuol dire? Che comunque, nonostante sia un telefono così evoluto di nuova generazione, consuma molto meno, per dire, di un Galaxy S, quindi ha un'autonomia discreto buona, che per un telefono di questa portata, come consumi, diciamo, potenziali con un 4 pollici così, non è poco, signori, non è poco. Quindi parliamo comunque di un'autonomia discreto buona che può arrivare alla giornata con un uso non intenso e alle 7-8 ore con un uso intenso. Io sono a metà, non l'ho stressato molto, ma comunque sono abbastanza soddisfatto anche della batteria. Un antivirus è compreso nella dotazione del software iniziale, Android 2.2.2 di serie, ovviamente personalizzato da LG, vari widget molto carini come questo qui del meteo, dove ci dice temperatura attuale, dove ci dice il meteo attuale del sole, la temperatura percepita e l'orario. Schermo veramente bello, l'IPS ha una risoluzione e una nitidezza veramente veramente buona. Parliamo un attimino del peso: 144 grammi di peso, spessore 10,9 mm, altezza 124, larghezza 64. Ci sta avvisando l'antivirus di aver finito tutte le sue scansione anche alle schede esterne micro SD, perché ha una memoria di 8 GB con SD fino a 32 GB in espansione. È un quad band UMTS HSPA in upload 5.76, in download la velocità di navigazione dichiarata 10.1, anche se molti siti riportano il 7.2, LG la dà a 10.1. Io non ho potuto testare, perché comunque, no, vedete qua poi il meteo, si può anche vedere le previsioni dei prossimi giorni, a che velocità si va effettivamente, perché più di 4 mega comunque noi in Italia solitamente in download non raggiungiamo, non la sfruttiamo mai tutta. Comunque 10.1, 5.76. Andiamo a parlare un attimino del processore Nvidia Dual Core da 1 GHz con 512 di RAM, veramente una scheggia. Una velocità mai vista prima su un telefono, io l'impressione veramente che ho avuto subito di una cosa nuova, di una cosa diversa, di una reattività incredibile. Voi vedete la reattività che ha questo telefono, qui c'è il calendario, ci sono vari widget, personalizzazione Android che non vado più a spiegarvi in quanto sicuramente voi la conoscete già, Gmail, YouTube, Market, gallerie, impostazioni, varie applicazioni che possono essere anche qua come torcia per la notte, Facebook, Twitter, App Advisor che ci consiglia le 10 applicazioni di LG più conosciute, la musica, la sveglia, fotocamera, il meteo, poi noi possiamo scaricare tutto quello che vogliamo, ma quello che veramente sorprende, vedete quando andiamo nel menu, è zero impuntamenti, velocità e reattività del touch, veramente un dual core, si fa sentire. Rubrica telefono, contatti, messaggistica ovviamente completi. Andiamo subito magari a comporre un bel messaggino, così ci rendiamo conto subito. Una bellissima QWERTY, bella chiara, ovviamente accelerometro compreso, velocissimo. Vedete, io posso scrivere Paolo, ciao, è molto, poi dipende uno che dita ha, ma è molto molto performante, ci corregge eventualmente le parole, possiamo modificare il T9 come vogliamo. Ma vedete comunque che la velocità di scrittura, guardate, vedete voi che roba, proprio è anche il processore che ha queste velocità, che permette queste performance. Questo è per quanto riguarda la messaggistica, mentre la parte del viva voce anche lì molto molto bene, facciamo un 139 subito per una chiamata, così alziamo il volume al massimo. Viva voce, molto buono il viva voce, la chiamata è molto chiara. Potete giudicare voi, vedete lo schermo anche contro un po' di luce, non perde mai l'angolazione, guardate l'angolazione, guardate l'angolazione.
Ma la cosa che sorprende molto è il peso e la compattezza. Nonostante sia un 4 pollici, sta bene in mano, non pesa molto e si impugna bene. Tenetene conto perché è una cosa veramente, veramente importante. Allora, andiamo subito ad analizzare magari fotocamera e videocamera velocemente, così ci rendiamo conto. Un attimino, e questa velatura che si diceva in giro delle foto, io assolutamente non l'ho trovata esistente. Le foto vengono bene a 8 megapixel, ne fotografiamo il caricabatterie subito, ci togliamo ogni dubbio. Vedete? Io di veli non ne vedo, vedo una buonissima foto a 8 megapixel di altissima qualità. Per quanto riguarda i video, giriamo subito un video, questa la cancelliamo. Possiamo switchare qua, scusate non ve l'ho fatto vedere, switchare foto. Video è già impostato a 1080p. Questo video lo giriamo per la recensione di The Pilot 1 e per i nostri amici che la seguono, e li ringrazio come sempre, a 1080p col dual della LG. Stoppiamo e rivediamolo. Rivediamo subito il video come si comporta. Lo andiamo a caricare. Eccolo qua. Alziamo il volume. Avete visto voi? Tutto chiaro, tutto mi sembra abbastanza. Potete decidere se salvarlo nella SD esterna o nella memoria del telefono. Soft touch di ritorno alla home. Dicevamo, allora, per aumentare un pochino anche le caratteristiche, perché a me mi piace, siccome qua si tratta anche di 499 euro, quindi un ottimo rapporto qualità prezzo, l'avevo già ripetuto, un dual core di questo livello a un prezzo veramente competitivo, più basso sicuramente dei suoi competitor. Quindi anche qui l'LG ha mantenuto le promesse e ha mantenuto il suo standard di dare ottima qualità, in questo caso l'ha aumentata, che è riuscita ad andare oltre secondo me le sue possibilità. Veramente il telefono è molto, molto valido, mantenendo un prezzo comunque di un medio alto di gamma, quindi anche questo è un punto a favore sicuramente. Parlavamo della connettività, ovviamente Wi-Fi, BGN, Bluetooth 2.0 e GPS, ovviamente molto preciso, molto accurato. Ho provato a agganciare il segnale, veloce, reattivo, quindi nessun problema neanche in questo caso. Ovviamente è dotato di hotspot portatile, quindi si può usarlo per condividere come tutti gli Android 2.2 la navigazione con un computer portatile, con un iPad, con qualsiasi altra apparecchiatura che può navigare in internet. I giochi sviluppati ad hoc per lui stanno per arrivare, perché lui ha una scheda grafica Nvidia, quindi nasce Nvidia, crea schede grafiche per i PC, anche per i PC fissi, per i PC portatili, per i videogames da una vita, quindi avrà anche questo vantaggio di avere questa modalità di gioco elevatissima, quasi pare a una console portatile. Io parlerei anche della navigazione internet, browser. Andiamo subito su telefonino.net, guardate la velocità di rotazione del telefono. Tac, tac, aperto, una cosa istantanea, veramente impressionante, nessun problema di rendering, flash player, legge tutto e guardate il pinch to zoom, la velocità che ha, ragazzi, adesso io non so se voi vi rendete conto, non impunta mai, guardate voi, vi faccio vedere anche le lettere da vicino, guardate la definizione, guardate voi, io lascio a voi giudicare, veramente ottimo, tutto perfetto, sembra neanche sul PC di casa si naviga così liscio. Un 4 pollici che funziona veramente bene, rendering molto veloce, le pagine si spostano bene, non ci sono problemi, non ci sono impuntamenti, quindi possiamo andare. Qui è uscita ovviamente la parte audio, che adesso andremo ad analizzare. Qua sopra c'è la finestrina tendina per disattivare il volume, Bluetooth, GPS, rotazione, ascoltare in anteprima le nostre canzoni. Usciamo dal browser internet ed analizziamo appunto l'audio. Adesso io non so se c'è qualcosa di precaricato, io non avevo messo niente, speriamo di sì. Ma sì, dai, LG ci ha pensato. Magari un po' più veloce, C'è un Ennio Morricone song. Non è che si senta molto, ma possiamo muovere le nostre avanti e indietro, tutte le nostre, diciamo, fotografie di turno, ma per sentire l'audio meglio possiamo anche stopparlo dal menu a tendina, vedete? Poi possiamo tranquillamente andare anche nelle impostazioni del telefono e vedere nell'audio una qualsiasi suoneria del telefono che vi fa rendere conto meglio quello che sono, diciamo, le suonerie di sistema.
esempio. Audio molto pulito, bassi puliti, non ci sono problemi. Ok, va bene. Possiamo uscire. Così abbiamo analizzato anche l'audio. Abbiamo analizzato quasi tutto, diciamo, molto molto ben compatto in 16 minuti come piace a me. Lo vedete, spostiamo questo caricabatterie. Parliamo più che altro ancora di questo telefono, magari se abbiamo ancora qualche notizia da darvi ve la diamo sicuramente. La camera frontale da 1,3 megapixel, mi era stato chiesto se c'è, come vi dicevo, 1,3 megapixel, quindi video chiamata nativa, quindi non abbiamo bisogno di applicazioni di terzi per farla funzionare, ma c'è già. Vedete le classiche icone Bluetooth, 3G e HSDPA presenti, batteria. Anche qua, da quando l'abbiamo toccato un pochino, è rimasta ancora a metà, quindi l'autonomia si conferma buona per essere un telefono comunque ad alto consumo energetico. Quindi cosa dire? Intanto diciamo anche che al televisore possiamo collegare il micro HDMI per vedere in full HD a 1080p sui televisioni che sono full HD tutto quello che abbiamo registrato in video, tutto il contenuto del telefono, nonché quello che facciamo col telefono, come potrebbe essere la navigazione internet. Io poi magari posterò un secondo video dove collego il telefono alla TV e si vedrà chiaramente che lui naviga, o quello che comunque premiamo in live lo riproduce sul televisore senza problemi. I video girano benissimo anche sulla TV e ricordiamo che ha la presa nativa, non abbiamo bisogno di fare altri tipi di passaggi per arrivare a collegare il cavo. Allora, le conclusioni, siccome qui comunque si tratta di telefoni che hanno un costo, nonostante lui sia un rapporto qualità-prezzo ottimo, andare a spendere 499 euro sono sempre soldi. Io non posso che parlare bene di questo telefono, in quanto mi ha meravigliato e sorpreso più di quello che mi aspettavo. Io mi aspettavo un ottimo terminale, veramente competitivo, dalle preview, dai video, di solito poi il sensore c'è, ma averlo in mano, sia il discorso di estetica, sia il discorso di compattezza e peso e di prestazione superiore alle attese che avevo. E mi ha sorpreso anche a me, che è difficile, perché di solito più o meno si va a inquadrare quello che è il telefono già prima, no? Perché veramente rende molto di più dal vivo, leggero, compatto, un 4 pollici che funziona veramente bene, lo schermo pulito, limpido, una bellissima definizione nonostante non sia un super AMOLED, vedete? Anche la fotocamera molto performante con la videocamera in full HD, un dual core veramente veloce, prestazioni veramente importanti, il prezzo veramente veramente buono, quindi LG conferma ancora di aver creato un dispositivo migliore degli altri che aveva mai creato fino ad oggi, entrando in una qualità veramente a livelli Samsung, a livelli iPhone, e di averlo proposto al pubblico a un prezzo di 499 euro, si trova anche a 4,50 su certi store online. Più di così io non so cosa dirvi, so solo dargli 92 di 100 come voto, perché li merita veramente tutti. E LG continua così, perché questo telefono è veramente valido, continua anche con questi prezzi senza alzare l'asticella, che a noi va bene, così più persone possono provarlo e averlo. Da De Paolino è tutto, io spero di avervi soddisfatto, poi se avete domande come sempre sono qui nel mio piccolo, quando posso do una mano a chi mi chiede qualcosa. Alla prossima recensione, grazie, è tutto.